Terra Amara anticipazioni 8 agosto lunedì, Adnan scompare, Zulia è disperata. Terra Amara, trama e anticipazioni della puntata della serie TV, Soap Turca, in onda lunedì 8 agosto su Canale 5 con la prima puntata che segue le vicende di Zulia, Yılmaz e Demir e ci porta dentro la fertile terra di Kukurova, luogo dove sono ambientate le vicende dei protagonisti. Dopo aver visto l'articolo sulle anticipazioni settimanali di Terra Amara, andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede nella puntata dell'8 agosto di Terra Amara. Anticipazioni Terra Amara 8 agosto, Adnan dove sei? Demir è appena scampato all'incendio provocato da Yılmaz, che ha trovato parte della sua vendetta. Intanto Sermin è sempre più affascinata da Veli, dopo un pranzo dove lui le fa credere di essere un valido imprenditore la donna accetta di divorziare da Sebahattin. Nel giardino della villa si trova Zulia con il bambino e Ankar con Emin e tutto è tranquillo fino a quando per una svista Emin, che ha problemi di memoria, rimane sola con il bambino che sta dentro la carrozzina. In un attimo, l'anziana signora prende la carrozzina e si allontana dalla villa per portarlo a fare una passeggiata. Giunge rapidamente su una strada isolata e qui, dopo un po', si distrae e si allontana lasciando il bimbo da solo. Quando dopo poco Zulia torna in giardino non trova più il bambino né Emin, e non vedendoli nei dintorni, disperata dall'allarme e tutti si mettono a cercare. Poi Ankar vede arrivare Emin, ma quando le chiedono dove abbia portato il bambino, non si ricorda e inizia a vaneggiare e allora si comincia a temere un rapimento. Poco dopo Demir, appena atterrato all'aeroporto di Istanbul, viene avvertito da una telefonata di Ankar del rapimento del bambino. La ricerca di Adnan nelle anticipazioni di Terra Amara dell'8 agosto è giunta la sera, il bambino manca ormai da circa 8 ore e Zulia è disperata, si rifiuta di mangiare. Tornato alla villa a Demir riferiscono che un uomo, somigliante a Rustem del villaggio degli operai è stato visto con la carrozzina. Demir si precipita a verificare insieme a Yenko, ma dopo aver interrogato brutalmente Rustem, capisce che la pista è falsa e va via, mentre l'uomo si sente male. Demir, tornato alla villa con Yenko, dice alla madre che si trattava di una falsa pista, ma che è sicuro che sia stato Yılmaz a rapire suo figlio, poi affida le ricerche a Sed e ai suoi uomini, dicendo di cercare il bambino in ogni casa. Gafur è contrariato perché teme di perdere la ricompensa e lo riferisce a Sanai che lo deride e gli dice di sbrigarsi a trovare lui il bambino. Sebahattin sente Sermin che al telefono parla del rapimento e dire che a lei del bambino non importa nulla, lui arrabbiato le chiude il telefono e le dice che è una donna cattiva e senza anima. Seguici su Google News per non perderti neanche un'anticipazione di Terra Amara, clicca qui e poi clicca LI stellina. Iscriviti al gruppo Facebook Terra Amara e alla pagina Facebook Terra Amara Fans. Ti potrebbe interessare anche Terra Amara anticipazioni 10 agosto Terra Amara anticipazioni 9 agosto Terra Amara, la trama Terra Amara, quante puntate sono? Terra Amara, tutti i protagonisti della serie Terra Amara replica, dove e quando vederla in TV Terra Amara, cosa succede nelle puntate dall'8 al 12 agosto? E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.